Allora, adesso vi presentiamo il KDII 939, che è uno dei modelli più interessanti. Ci troviamo sempre in Cina, e nella fabbrica che li produce. Come abbiamo già detto, sono prodotti che noi abbiamo personalizzato, quindi come possiamo vedere questa è la scatola disegnata da noi, quindi è completamente in italiano. Qui possiamo vedere le specifiche del telefono, quindi la funzione di voce, sono 3D e così via. Poi queste le possiamo vedere con più calma. Qui abbiamo i classici logo che ci ricordano velocemente le funzioni principali del telefono. Andiamo ad aprire la scatola. Dentro la scatola troviamo il telefono. All'interno troviamo il caricabatterie compresa europea, da muro e attacco USB, in maniera tale che possiamo poi con lo stesso cavo collegarlo sia alla rete elettrica, questo è il cavo, sia alla rete elettrica che al computer. Poi abbiamo l'auricolare Bluetooth, l'auricolare stereo, non Bluetooth. Il telefono supporta l'auricolare Bluetooth ovviamente. Un manuale utente, questa volta scritto in lingua inglese, è in corso di traduzione al momento, quindi al momento arriva in lingua inglese. Abbiamo due batterie, una batteria è già inserita nel telefono, l'altra è questa, e un pennino. Questo è un telefono particolare che arriva con un pennino esterno, molto, molto grazioso, fatto così. È un pennino telescopico fatto proprio a penna con il laccetto che potrà essere attaccato al telefono. Adesso andiamo a vedere il telefono. Ci sembra probabilmente il più elegante della serie. Esternamente si presenta con uno speaker posteriore, la piccola camera con il flash, quindi è in grado di emettere luce, e questa custodia in simil pelle che troviamo molto elegante. Questo è l'aspetto del telefono. Come vediamo, non è dotato di tastiera, è tutto touchscreen con due grandi pulsanti abbastanza evidenti. Lo andiamo ad accendere. Il telefono presenta un pulsante per avviare la macchina fotografica da qui. Vediamo se riusciamo a metterlo a fuoco, purtroppo non ci riusciamo. Abbiamo poi un pulsante per bloccare la tastiera qui. Ecco, abbiamo appunto visto quando lo guidiamo emette questo simpatico suono. E poi abbiamo i due pulsanti per andare su e giù nelle liste e la presa USB. All'apertura il telefono mostra la classica schermata anche degli altri, quindi abbiamo subito data, orario e richiesta di inserire le due SIM. È touchscreen con un semplice tasto, entriamo nel menu, vediamo se riusciamo, ecco, forse ad inquadrarlo. Quindi abbiamo la rubrica, le funzioni sono le stesse degli altri, per cui bene o male il menu è più o meno uguale: ricerca veloce, ricerca contatto, cancella, gruppo chiamanti, quindi la possibilità di effettuare, di impostare dei gruppi chiamanti. Poi entriamo nel Bluetooth, accendi il Bluetooth, ricerca il dispositivo e così via. Tutte le funzioni classiche per appaiare. Abbiamo i profili sono generale, riunione, ognuno ovviamente è personalizzabile. E abbiamo il centro messaggi, dove vediamo la posta in arrivo, la posta in uscita, la possibilità di scrivere il messaggio e così via. Abbiamo i servizi internet, questo ovviamente non ce lo fa fare perché non abbiamo inserito la SIM card all'interno, sennò altrimenti qui ci andremo a collegare al GPRS, quindi andremo su internet. Centro chiamate con il registro chiamate, le chiamate perse, le chiamate effettuate, i vari contatori, il tempo di chiamata e così via. Impostazione delle chiamate generali, come vediamo. Poi abbiamo la parte, il multimedia, che è come al solito la parte più interessante di questi telefoni. Possiamo muoverci con i tastini qui laterali. Abbiamo la TV, la possibilità di registrare la TV, la camera, la fotocamera, i vari visualizzatori, registra video, lettore audio, registratore di suoni, la radio FM e
e il lettore ebook. Queste sono le cose più interessanti. Poi abbiamo l'area giochi, abbiamo i classici giochini preinstallati dalla casa, abbiamo l'organizer. All'interno dell'organizer abbiamo il calendario, lista di cose da fare, l'allarme, l'orologio globale e il cronometro. Vediamo il calendario. Il calendario si presenta come al solito come un calendario. Noi abbiamo la possibilità di inserire degli appuntamenti e l'organizer poi ovviamente attraverso l'allarme ce li ricorda e ci permette quindi di essere sempre puntuali. Abbiamo poi l'orologio globale, che è una specie di, come possiamo dire, di mappamondo, dove possiamo poi conoscere i vari fusi orari, il cronometro e così via. Ci fa entrare nell'area extra. Abbiamo il calcolatore, il convertitore di unità, il convertitore di valuta e la possibilità di chiamare la segreteria. Inoltre abbiamo il file manager, qui di nuovo vediamo il grafico a torta con il quale possiamo poi subito vedere la capacità di memoria. Poi possiamo esplorare ovviamente la root, quindi qui abbiamo i video, la musica, diciamo queste sono le cartelle all'interno della scheda, in questo caso della micro SD. Questi telefoni sono dual SIM e sono disponibili sia con una che con due CPU. E abbiamo poi l'ultimo tab, che sono appunto le impostazioni del telefono, quindi la possibilità di impostare la doppia SIM, calibrare la penna, le varie impostazioni del telefono. Possiamo vedere qualcosa, l'ora, la data, accensione o spegnimento, possiamo definire la lingua e così via, i vari metodi di inserimento. Questo è un telefono che abbiamo detto è in grado di è un touchscreen, quindi è possibile anche scrivere proprio e ha una anche un buon sensore di riconoscimento della lingua. Se vogliamo fare una chiamata, adesso non la possiamo fare perché appunto non c'è la, ecco, volevo farvi vedere la tastiera. Quindi anche se non c'è la tastiera, come possiamo vedere, i tasti sono molto chiari e visibili, anche i numeri, e c'è poi la possibilità di decidere con quale delle due SIM si vuole far uscire la chiamata, se con la 1 o con la 2. Questo è più o meno l'i9 Dream 9, è un telefono abbastanza piccolo, molto funzionale, ci è piaciuto, ci abbiamo creduto, ci abbiamo lavorato, l'abbiamo personalizzato e ve lo stiamo proponendo.